Una comunità è un incrocio di origini e di radici, ma è soprattutto un incrocio forte di destini e di futuro. Negli ultimi anni abbiamo smarrito la strada da percorrere, il senso dell'appartenere a questo luogo, di essere una comunità. Oggi è tempo di iniziare un nuovo viaggio, un nuovo cammino, per dare forza alla nostra città. Non ci mancano le risorse, le potenzialità, la ricchezza. La natura e la storia ci hanno donato un territorio stupendo. Ciò che ci è mancato è la capacità di essere una sola comunità, un solo popolo, di essere uniti. Oggi è tempo di abbandonare lo scontro, le contrapposizioni, gli odi, le divisioni. Questo è il motivo che ci ha fatto unire forze diverse, che ci ha spinti a superare conflitti e personalismi. Sappiamo che non sarà facile, è per questo motivo che per noi è arrivato il tempo di unire, per recuperare l'orgoglio e la dignità di essere castiglionesi. E non vuole essere la sfida di uno, non è la mia sfida personale, non è la sfida di Luca Spataro. Vuole essere la sfida di tanti, la sfida di un'intera comunità, la tua sfida. È questa la strada che vogliamo percorrere, è la strada che vogliamo percorrere insieme, perché insieme il cammino sarà più solido. Presenti, salve, buonasera. Buonasera ai tanti che si sono voluti unire a noi. È una partecipazione straordinaria che ci dà coraggio, orgoglio e responsabilità. Ringrazio i nostri ospiti che si sono voluti unire a noi e sono appunto Angelo Villari, segretario generale della CGIL di Catania. Giacomo Rota, segretario confederale della CGIL di Catania. Daniele Capuana. Ringrazio inoltre i nostri ospiti presenti, appunto, che sono l'onorevole Concetta Raia, parlamentare regionale, e l'onorevole Giuseppe Berretta, parlamentare nazionale, Daniela
Daniele Tranchida, assessore regionale al turismo. Sì, non è arrivato. Ringraziamo l'onorevole Barbagallo Giovanni, parlamentare regionale. Ringrazio tutti i presenti qui questa sera. Ovvio, fatevi sentire. Allora, il nostro slogan è Tempo di unire. Questo è il nostro motto, è il senso della nostra sfida a sostegno appunto di Luca Spataro. E abbiamo unito forze diverse, perché sappiamo che sarà difficile amministrare e servirà uno sforzo comune. Abbiamo messo in campo una lista diffusa su tutto il territorio, perché se è tempo di unire, è tempo di unire il nostro popolo, da Mitoggio a Passo Pisciaro, da Gravasso, Licchiata, da Verzella al centro, da Rovittella a Castro Rao. Abbiamo una lista giovane, l'età media della nostra lista è appunto sui 34 anni. Un applauso, grazie. Appunto perché servono energie nuove, ma anche l'esperienza di chi ha già amministrato. Abbiamo messo in campo appartenenze diverse, superato divergenze, perché il colore che ci interessa di più è quello della nostra terra. Oggi vogliamo iniziare un nuovo cammino insieme, vi chiediamo una mano, ma non una mano a noi, proprio una mano per prenderci per mano, per fare grande Castiglione. Direi che possiamo dare l'inizio della serata dando proprio la parola ai nostri ospiti. Iniziamo appunto con una donna parlamentare regionale, Concetta Raia. Un applauso, grazie. Prego la parola, un applauso, grazie. Buonasera a tutti, buonasera anche a voi, Luca, candidati al Consiglio Comunale, nonché assessori nominati in questo momento. Io sono particolarmente contenta di essere qui stasera a esprimere il mio sostegno a questa bella lista, alla candidatura di Luca Spataro a sindaco di Castiglione di Sicilia. Perché io da tempo conosco Luca, lo conoscete voi molto meglio di me, e so che i cittadini di Castiglione, non so come si dice, castiglionesi, ecco, castiglionesi, sì, votando Luca Spataro, si affidano a mani sicure. Per una semplice ragione, perché Luca è un ragazzo veramente in gamba, che ama il proprio paese, che ha voglia di fare e che non deluderà certamente per le idee che ha come giovane, come persona, come uomo che pensa che questa comunità può migliorare solamente se tutti insieme hanno idee buone per costruire un futuro. E il futuro passa certamente da queste elezioni, dal fatto che tutti insieme possiamo dire e pensare che Castiglione possa essere al centro di tante iniziative positive e belle. E ha ragione quando dice Luca che questo è lo slogan che voi state utilizzando per unire non solamente questa comunità, ma io penso che si debba unire anche un territorio che insieme può svilupparsi per creare lavoro, per creare prospettive anche per le imprese, per il turismo, per tutto quello che si vuole. E credo che insieme, proprio per questa grande voglia di scommettersi, possiamo farcela. E io dico che Luca, il 6 e il 7 maggio, grazie a voi, sarà il vostro sindaco, il nostro sindaco, per le cose che Luca dirà dopo assieme a voi.
Ho visto il video, molto bello. Molto bello vedendolo da fuori, insomma, vedendolo appunto dalla ripresa, devo dire che voi siete fortunati ad avere un territorio come questo. Fortunati perché è pieno di verde, ma a parte il verde, che è una cosa importante, credo che qui, proprio in questo territorio, ci sono imprese insomma, che hanno una risonanza abbastanza vasta, non solamente in Sicilia ma anche nel resto d'Italia e nel mondo. Credo che ci vuole una buona amministrazione e una buona politica, solamente così si può rilanciare un territorio. La squadra è importantissima e Luca, proprio perché lo conosciamo da tanto tempo, sappiamo che saprà fare squadra e che saprà ognuno di voi valorizzare e valorizzarvi. Quindi un in bocca al lupo a Luca, in modo particolare alla comunità di Castiglione, e ci vediamo il 6 e 7 di maggio per festeggiare questa bella cosa. Auguri. Grazie. Adesso ascolteremo con piacere inoltre anche l'onorevole Giuseppe Berretta, parlamentare nazionale. Accogliamolo con un applauso, grazie. Grazie tante. Beh, guardate, è sempre complicato parlare in pubblico, ma parlare di Luca Spataro per me è davvero, diciamo, una grandissima emozione e una difficoltà aggiuntiva. Io con Luca ormai, diciamo, negli ultimi 5 anni ho diviso il giorno e la notte, tutte le esperienze, quotidianamente ci sentiamo, parliamo di tutto, diciamo, ovviamente più di politica, ma abbiamo condiviso davvero tutti i passaggi della nostra vita, specie nell'ultimo quinquennio. Per me è appunto un rapporto di amicizia fraterna, di condivisione profonda di una esperienza politica che è anche esperienza personale, esperienza di vita. E vedere qui Luca impegnato in prima persona è una grande emozione, una grande felicità. Vedere poi una sala così stracolma di persone che gli sono vicine, che in questa diciamo, avventura, in questa battaglia elettorale, è un elemento di grande gratificazione. Però vi voglio dire questo, io lo senti, ripeto, nell'ultimo quinquennio in particolare ci siamo sentiti molto, siamo sempre in stretta sintonia, e però negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ho sentito un Luca diverso, l'ho sentito davvero felice di un'esperienza di servizio a una comunità alla quale è stato sempre profondamente legato, anche nei momenti nei quali non ha vissuto la quotidianità di questa cittadina. E quindi io credo che questo sia davvero una garanzia assoluta della sua voglia di mettersi al servizio di questa comunità, di fare di questa comunità un luogo nel quale sperimentare politiche innovative, nel quale sperimentare una, diciamo, capacità di governo del territorio che guarda al futuro. Perché noi siamo stanchi di questa crisi, di questa difficoltà, vogliamo guardare con fiducia e ottimismo al futuro, e credo che Luca, con la squadra di persone giovani e capaci che ha messo in campo, sia la migliore garanzia per guardare con ottimismo e fiducia al futuro di Castiglione e di quest'area. Vi ringrazio molto dell'opportunità che mi avete dato e ci vediamo presto. Grazie. Passiamo la parola all'onorevole Giovanni Barbagallo, parlamentare regionale, lo accogliamo con un applauso. Intanto non sono stato sollecitato a venire, ho ricevuto un messaggio, ma ho sentito il dovere di venire perché qui si mettono assieme esperienze alle quali io sono molto legato, al di là del fatto che Luca è una grande risorsa per tutto il Partito Democratico. Io dico che Luca ha avuto coraggio ad accettare, perché non è facile fare l'amministratore locale in una fase nella quale i governi nazionali, ma devo dire anche quello regionale del quale noi facciamo parte, non hanno aiutato molto i comuni. Il patto di stabilità, altri vincoli hanno impedito che i comuni fossero soggetti di sviluppo e non erogatori di servizi e spesso di cattivi servizi. Ma qui si può aprire una stagione diversa, un futuro diverso, intanto perché Luca ha la passione, e la politica si fa per passione, ci vuole tensione ideale, ci vogliono motivazioni etiche. Noi siamo abituati a molti che fanno politica così,
tanto perché pensano di ottenere uno spazio, di avere un ruolo, e questo è il vero handicap per la politica in Sicilia, quello di una politica che non si costruisce attorno ai contenuti. Vedete, guardare questa sala significa riempire di significato il termine della partecipazione. Se noi ci aspettiamo che fanno tutti i politici, noi la sfida non la vinciamo. Invece con un protagonismo nuovo, fatto di gente viva che partecipa in un palazzo comunale amministrato con grande trasparenza, con grande apertura, i cittadini di Castiglione possono diventare loro stessi artefici del loro futuro. Perché vedete, le nostre città, lo dicevo stamattina, non sono fatte solo di mura. Sono fatti di identità, d'appartenenza, di storia, di memoria, e qui c'è la Castiglione che ama Castiglione, la Castiglione che vuole aprire una fase diversa, perché attorno a questa esperienza si sono coalizzati soggetti che hanno avuto ruolo e che possono avere anche ruolo nel futuro. Quindi io sono contento veramente, perché questa sera si riconcilia con la politica non fatta di furbizie, di trasformismi, si riconcilia con la politica che vuole unire, e unire significa creare un tessuto umano, perché la comunità si riconosce e si identifica quando non ci sono nemici, quando c'è il medico per, l'imprenditore per, l'insegnante per, tutti per il nostro paese in vista di un interesse più alto, che sono gli interessi generali, il bene comune. Grazie Luca di aver fatto questa grande operazione, saremo a fianco tuo. Stiamo per iniziare appunto a presentare i nostri candidati consiglieri. Inizio con Francesco Raiti. Salve. Allora, dopo questi interventi autorevoli è un po' difficile fare un intervento. Cercherò di essere conciso, così gli altri avranno spazio. Allora, perché la candidatura di Luca? Perché oggi Francesco Raiti appoggia Luca. E quando Luca ha deciso di accettare la candidatura a sindaco, io gli ho telefonato, gli ho detto: Luca, sei sicuro? Lui mi ha risposto: sì, è un dovere verso la mia città. Oggi Luca, ti dico una cosa, in molti anni che faccio politica ci sono delle amarezze, ci sono delle gioie, però le emozioni sono poche. Oggi io, quando ho visto quel video, mi sono emozionato. Allora Luca, ti dico una cosa, io oggi appoggio la tua candidatura ed è stato un dovere per me accettare di essere in lista con te e sostenerti, quindi con la stessa fermezza ti dico: Luca, io ti appoggio e sono felice di farlo. Un'altra cosa volevo dire: in questi giorni si è detto di tutto e di più su chi può guardare negli occhi e chi non può guardare. Io penso una cosa, che le politiche a volte e anche condizioni, sono le condizioni giuste che si cercano. Io penso che noi dobbiamo guardare indietro, Luca, ma dobbiamo guardare soltanto per valorizzare le cose positive e non quelle che ci hanno diviso e non quello che hanno portato praticamente soltanto qualcosa di negativo al nostro paese. Quindi valorizziamo le cose positive che sono state fatte in passato, e ce ne sono tanti, e guardiamo avanti. Cerchiamo di fare Castiglione un modello di sviluppo dove la partecipazione sta alla base per edificare una comunità, dove la partecipazione deve essere la linea guida, deve essere la stella cometa di questa amministrazione. Io penso che Luca tu sarai garante di un progetto. Noi non appoggiamo Luca, noi oggi appoggiamo un progetto di cui il garante si chiama Luca Spataro. Grazie. Grazie. Candidato consigliere Antonio Camarda. Grazie e buonasera a tutti. Molti di voi mi conoscono, sono Antonio Camarda. Io vi ringrazio per la vostra presenza, per il vostro calore. Prima di iniziare la manifestazione, ho fatto una passeggiata dentro la sala e ho salutato ognuno di voi singolarmente, ed è questo che onestamente mi ha dato forza, perché siete voi con la vostra partecipazione che credete al nostro progetto, che ci date ancora più forza per portare questo progetto avanti, per credere in questo gruppo che, come diceva bene Francesco, è una
amalgama, un insieme di più anime che si sono messe assieme per condividere un progetto per questo paese, perché proprio la pluralità, le idee diverse, il modo di condividere e anche di non condividere alcune tematiche che poi porta ad una sintesi, e questo territorio oggi ha bisogno di sintesi, ha bisogno di una amministrazione che abbia esperienze pregresse ma che abbia una regia come quella di Luca, che deve essere, può essere una regia importante. Questa amministrazione, ci auguriamo il 7 e l'8 maggio, ha bisogno anche di un'altra cosa, ha bisogno del vostro calore, della vostra presenza, della vostra partecipazione e dell'affetto che oggi ci state mostrando. Noi vi vogliamo bene. Grazie. Grazie a te. Ringraziamo Carmelo D'Amico, candidato consigliere. Vi ringrazio e devo dire che sono molto emozionato questa sera. Di solito non mi capita davanti ai microfoni di essere così, ma c'è una bella tensione. La cosa che vi voglio dire è che sostengo Luca e sostengo questo paese perché ci ho sempre creduto in questo paese. È un paese difficile il nostro, perché è fatto di gente molto orgogliosa. Noi siamo tutti e siamo anche capaci di arrivare fino in fondo, a scontrarci fino in fondo. Adesso è finito questo tempo. È finito il tempo della guerra, perché siamo arrivati nel momento in cui serve essere uniti. Perché se non lo facciamo adesso non ci sarà un tempo successivo in cui lo possiamo fare. Perdere 5 anni significherebbe perdere enormi potenzialità che abbiamo e che abbiamo sempre pensato di avere, ma adesso le dobbiamo manifestare. E non dipende solo da noi, questa è la nostra consapevolezza diffusa, siamo qua apposta per questo, siamo stati diversi, ci siamo schierati in modo diverso, ma tutta questa cosa serve a capire che cosa significa adesso scegliere. Scegliere significa mettere insieme le forze per superare questo momento di crisi, che è un momento generale, come ci hanno detto coloro che stanno in posizioni più alte di noi, sensi di responsabilità diversi. È una crisi che ci interessa come individui ed è una crisi che ci interessa come nazione. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ci tocca di diventare quello che abbiamo sempre desiderato di essere, una grande comunità, e noi ne abbiamo tutte le capacità e tutte le potenzialità. Prima di chiudere, perché non voglio essere lungo, perché lo sono già di natura fisica, diciamo, e poi i microfoni dopo un po' mi eccitano, voglio dire una cosa ai nostri avversari, non nemici. Pensare a questo paese significa pensare e sapere di non poter fare a meno di nessuno. Ho sentito che qualcuno pensa di fare una campagna elettorale dietro le porte, raccontando delle cose sotto, come sotterfugio. C'è bisogno che ognuno dica chiaramente quello che vuole fare. Noi vogliamo avere il meglio per noi e per questa comunità. Il sotterfugio e le parole dietro le porte non servono a niente. Serve che questa comunità si renda conto di quello che ognuno ha da dire. E noi abbiamo da dire che Luca Spadaro e questa squadra è e si piglia la responsabilità di risolvere il nostro futuro, non di farlo tutto, ma di avviarci in questa direzione. Sappiamo tutti che è difficile, però sappiamo tutti di non poter fare a meno di nessuno, di noi e di voi. E su questo e per questo vi chiediamo di sostenerci e vi ringraziamo. Io voglio ringraziare per essere qui con noi e nella squadra, magari gli proporremo un posto in giunta, l'assessore regionale al turismo Daniele Tranchida, a cui do subito la parola per portarci il suo saluto. Io mi scuso innanzitutto per il ritardo, ma sono reduce da una manifestazione qui a Francavilla di Sicilia, sempre per le elezioni amministrative. Devo dirvi con piacere che noto che anche qui la partecipazione non solo è calorosa, ma diciamo numericamente, devo dirvi, molto, molto consistente. Alcune brevi considerazioni su queste elezioni amministrative, che hanno assunto, come tutti sapete, un taglio molto particolare, molto diverso rispetto al passato, perché tutti gli opinionisti, tutti coloro che si occupano
anche a livello in qualche modo scientifico, di politica, se ne occupano sui giornali, i commentatori, gli editorialisti, ne hanno parlato come delle elezioni di svolta, come delle elezioni che in qualche modo sanciranno il passaggio dalla seconda alla terza repubblica, tant'è vero che anche tutti questi tentativi che si stanno facendo in questi giorni di riorganizzazione, di rassemblement nuovi, di sigle nuove, quasi come se si trattasse di plastica facciale e di lifting, perché poi alla fine spesso e volentieri non ci sono dietro dei contenuti differenti, autentici e veri, sono stati tutti rinviati all'indomani dell'appuntamento del 6 e 7 maggio. Ma l'aspetto più importante è che in qualche modo queste amministrative sono, come dire, un'occasione. Sono un'occasione proprio, a mio avviso, per battere contemporaneamente sul territorio, tra la gente, tra i cittadini, da un lato l'antipolitica e dall'altro lato la mala politica. La mala politica che conosciamo tutti e bene, che c'è stata in questi decenni, una mala politica che spesso sul territorio si è basata esclusivamente, si è irrobustita esclusivamente a logiche affaristico-speculative, a logiche clientelari, ad individualismi, ad una mentalità che è stata quella dell'arbitrio, della licenza, del favoritismo e che ha contrassegnato questa stagione del berlusconismo in Italia. E contemporaneamente anche, appunto, da un lato la mala politica, ma anche l'antipolitica, perché vedete, questa atmosfera di lasciarsi andare, di non volersi più confrontare con la vita pubblica, con la vita attiva, questa tendenza al rancore, alla rassegnazione, alla disaffezione, al non voler partecipare, non è un buon indice. Tra l'altro va combattuta proprio sul piano locale, perché se noi non ci interessiamo alla politica, in ogni caso la politica si interessa di noi, si interessa delle nostre vite, delle nostre case, fa i piani regolatori, decide se una piazza può essere pedonale o meno, dove si deve fare una strada, che tipo di prospettiva dare a un paese, qual è la politica di sviluppo sociale ed economico di quel paese, quindi decide tutto per noi. E ho detto a Francavilla, lo voglio ripetere qua, perché una candidata professoressa citava i greci, e devo dire che il riferimento è puntuale, obbligato ed opportuno, perché i greci avevano un'abitudine: quelli che stavano a casa, che non andavano all'agorà, che non partecipavano alla vita politica del loro paese, della loro comunità, della loro città, che per loro era lo Stato, e che quindi stavano dentro casa nell'oikos, li chiamavano in greco idiotes, che non ho bisogno ovviamente di fare la traduzione per capire qual era l'accezione che davano a queste persone. E poi c'è un altro elemento di cui io sono molto contento, che in parecchi posti, io nelle ultime due settimane sono stato in almeno una dozzina di centri, sono stato a Castelvetrano, sono stato a Scicli, sono stato a Castelmola, e devo dire che in parecchi luoghi questa formula, che poi la formula che sta alla base del governo regionale in Sicilia, cioè dell'alleanza tra i partiti del terzo polo e il PD, si sta in qualche modo, seppur con qualche eccezione, seppur a macchia di leopardo, con qualche a volte situazione un po' anomala, però in linea maggioritaria si sta replicando anche in molti centri minori, in piccoli e medi centri urbani. E questo è importante perché noi abbiamo tentato di avviare in questa regione, io voglio salutare l'onorevole Raia, che ho visto poc'anzi, mi fa piacere appunto vederla qui insieme a voi, e mi avevano informato della cosa poco prima che entrassi. Abbiamo tentato di varare una stagione di riforme e anche una stagione di modernizzazione. Per quanto riguarda l'operato, diciamo, dell'assessorato che io momentaneamente mi trovo a guidare, cioè dell'assessorato turismo, sport e spettacolo, devo dirvi che ad esempio certe campagne di stampa in generale sulle politiche regionali che hanno detto non avete utilizzato molti fondi europei, ebbene ci sono determinati assessorati, per esempio il mio assessorato al turismo, l'assessorato che io
mi trovo a guidare in questo momento, ha impiegato per il 2011 il 46,8% dei fondi europei, così come hanno fatto le infrastrutture, così come ha fatto la sanità. Quindi ci sono dei comparti che hanno lavorato bene, e li abbiamo impegnati in una direzione che è stata per esempio quella del sostegno al turismo sportivo. Noi abbiamo impiegato ben 52 milioni di euro per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, e l'abbiamo fatto in una direzione che è stata l'opposto delle politiche precedenti. Le politiche precedenti andavano alla creazione sempre e comunque di impianti nuovi, sempre e comunque anche di eventuali cattedrali nel deserto. Noi abbiamo posto un vincolo per quanto riguarda questa somma, che è stato quello di mettere in sicurezza e soprattutto di recuperare tutti gli impianti sportivi esistenti in Sicilia che per un motivo o per un altro o erano stati chiusi subito dopo l'apertura o dopo alcuni anni per motivi a volte banali come un impianto elettrico o come una, l'esistenza diciamo malfunzionante delle porte antincendio, erano state chiuse. E abbiamo continuato su questa strada anche per quanto riguarda l'arredo urbano, con una dotazione di 80 milioni di euro, anche per quanto riguarda la segnaletica turistica nei comuni a vocazione turistica. E voi siete un comune a vocazione turistica in base al decreto che come assessorato abbiamo siglato nel febbraio del 2011, il che vi dà la possibilità di accedere ai fondi europei del POFESR 2007-2013 e soprattutto anche di partecipare a questa logica che è una logica che risale alla legge regionale 2005 per quanto riguarda poi i distretti turistici che sono stati istituiti e che ora appunto prenderanno in qualche modo il volo in un ambito che è quello di programmazione economica e che soprattutto ha avuto ora un'ulteriore accelerazione. L'onorevole Raia conosce questa vicenda come me, perché proprio in finanziaria noi abbiamo cassato un comma di un articolo che imponeva un tetto di cofinanziamento per le aziende private, per i comuni e per le prologo del 50%, e questo tetto ovviamente comportava soprattutto per i comuni un esborso di risorse finanziarie che adesso non ci sarà più. Così come sempre in finanziaria siamo andati incontro alle esigenze degli albergatori, per esempio con l'abrogazione di un comma che poteva comportare successivamente proprio in questi mesi la revoca di contributi del vecchio POR 2000 e 2006 per il mancato mantenimento degli indici occupazionali. Perché lo abbiamo fatto? Perché comunque vogliamo dare un'ulteriore chance a tutte quelle imprese, a tutte quelle ditte, a tutte quelle aziende che si confrontano in un settore importantissimo, fondamentale, che è quello alberghiero per noi, proprio perché siamo convinti che il turismo è l'unico modello di sviluppo possibile e sostenibile in un'ottica che è ovviamente l'ottica dell'integrazione e della sinergia con altre cose, col paesaggio, col territorio, con l'ambiente, con i beni culturali. Qui a Castiglione di Sicilia, dove avete il castello di Ruggero di Lauria o la cupa bizantina di Santa Domenica, non ho bisogno diciamo di sottolineare queste cose, e avete anche e soprattutto la possibilità di mettere insieme questi beni culturali con le eccellenze che ci hanno fatto guadagnare per esempio dei primati importantissimi in ambito enologico, con le case di produzione vinicola. Questa è definita appunto la città del vino. Ecco, se noi abbiamo la capacità insieme di mettere accanto l'un con l'altro il recupero e il rilancio dell'artigianato, la possibilità per esempio di investire sull'agricoltura, ma non soltanto a livello di nicchia o di piccola azienda biologica per quanto importante, ma a livello per esempio di industria di trasformazione alimentare su larga scala nell'ambito delle, per esempio delle confetture, delle conserve. Noi abbiamo la capacità e la possibilità di vincere la sfida, perché proprio in un mondo globale, in un mondo sempre più massificato, sempre più omogeneizzato, sempre più livellato, la ricerca principale dal punto di vista strettamente economico, strettamente commerciale, strettamente produttivo è verso ciò che è originale, è verso ciò che ha la possibilità di acquisire un mercato differenziato. Quindi dobbiamo andare verso questa prospettiva, e oggi leggevo sulla stampa, è in qualche modo la giornata della terra, da quando a San Francisco nel 70 fu dichiarata giornata della primavera, le Nazioni Unite nel 1990 decisero di accettare
questa giornata della terra, giornata della primavera, come possibilità di un modello di sviluppo diverso, possibile e sostenibile. Ecco, io credo che ci siano le possibilità e lo dimostra il fatto che sono state attivate tutta una serie di politiche. Io voglio ricordare e concludo solo alcuni atti amministrativi recenti, uno siglato proprio a settembre su proposta del mio assessorato, che permette ai titolari delle aziende agrituristiche di, con una semplice istanza, passare nel comparto del turismo rurale. Chi si occupa di agricoltura sa cosa significa. Gli agriturismi, per aumentare il numero dei posti letto, ma anche per aumentare il numero dei posti a tavola per la ristorazione, ha bisogno di un certo numero di giornate lavorative, ha bisogno di un certo quoziente di contributi per quanto riguarda il lavoro agricolo e quindi i contributi agricoli unificati, e quindi questo comporta di fatto una obiettiva impossibilità. Nel momento in cui invece si passa al comparto del turismo rurale, questo non è più necessario e quindi ciò va incontro alle esigenze di quelle aziende, di quelle ditte che non possono più basare la propria attività solo sull'attività agricola, perché ormai, come sappiamo tutti bene, l'attività agricola non è più il settore primario di molte di queste aziende. E abbiamo attivato anche, voglio ricordarli, due elementi di intervento, uno sui PIST, progetti di eccellenza della PQ per quanto riguarda il turismo religioso e il turismo naturalistico, e qui siete perfettamente in sintonia con quest'ambito, ma soprattutto un fondo residuale di 4 milioni e mezzo di euro per quanto riguarda i paesi albergo, i bed and breakfast e il turismo rurale. Questa è a nostro avviso la strada da percorrere ed è un modo per venire fuori dalla crisi e per dare delle chance. E quello che è più importante, finisco davvero, perché si parla dell'incapacità, le lungaggini dell'amministrazione, i problemi con le direzioni generali, tutto vero, però devo dirvi, per l'esperienza ormai maturata in questo anno e mezzo, che c'è anche a volte da parte dei comuni, più che da parte dei comuni o delle giunte comunali, da parte di quei funzionari che le giunte e i comuni mandano a Palermo, a volte mancanza di professionalità, una certa guarrassegnazione, una certa qual impreparazione, quindi è importantissimo che si attivi un relè diretto con gli organi, con i funzionari, con i dirigenti di questi, dei vari assessorati che possono interessarvi dall'agricoltura al territorio, al turismo, perché questo relè ci sia, perché questo relè funzioni davvero e porti occasioni di sviluppo e di promozione economica e sociale e soprattutto di occupazione. In bocca al lupo e buona vittoria! Prima di presentare il prossimo candidato vorrei salutare e ringraziare per essere qui con noi presente il sindaco di Lingua Glossa, Rosa Maria Vecchio. La ringraziamo calorosamente per aver scelto di stare con noi e passo la parola al candidato Carmelo Di Bella. Grazie a tutti, buonasera, sono Melo Di Bella, per chi non mi conosce. Intanto voglio ringraziare i miei amici che mi hanno voluto riproporre nuovamente a sostegno della candidatura di Luca Spataro, un sindaco sicuramente giovane, però con molta esperienza politica alle spalle, un sindaco che farà sicuramente bene e capace di guidare il territorio, di cui io sarò lieto e contento di aiutarlo in questa nuova avventura. Grazie. Giacomo Viali, grazie. Buonasera. Ti stavo sperando. Allora, io il 24 scorso, proprio da questo palco, lanciavamo insieme a degli amici un'idea, l'idea della terza posizione. E nel lanciare questa idea feci un discorso storico, in alcuni passaggi anche criticai aspramente l'amministrazione uscente. Dopo del mio discorso Luca intervenne in qualità di segretario provinciale del PD e nel suo intervento rimarcò alcuni passaggi particolari che io non ho dimenticato. Unire, abbattere gli steccati, se vogliamo veramente bene al nostro paese.
Dobbiamo mettere da parte il rancore che in alcuni casi addirittura si è trasformato in odio in questi anni. Dobbiamo mettere da parte le incomprensioni, i personalismi per unire le nostre forze e affrontare al meglio la situazione difficile del nostro comune. Il messaggio lanciato da Luca è stato pienamente condiviso da me e dai miei amici che mi sostengono, tanto che qualche giorno dopo gli abbiamo chiesto a Luca se era disponibile a portarsi dietro questo fratello, perché oggi gestire un comune non è facile, la situazione è molto difficile, quindi veramente un fardello. Devo dire che Luca ha accettato volentieri e oggi siamo qua insieme, anime diverse sicuramente, con idee e modi di pensare diversi, espressione di un pluralismo più ampio, ma con la voglia e la disponibilità di portare avanti questo messaggio e di unire per ripartire e provare a cambiare le cose. Il progetto politico è alquanto ambizioso, Luca, difficile da perseguire. Non è e non sarà facile far convivere questa complessità di idee e di posizioni, ma tu, Luca, sei nostro garante e persona capace di poter raggiungere questo grandioso obiettivo. Non te la scappare, perché io sto parlando con te. Sali sul palco. Sali, dammi ascolto. Buon allaccio. Sfuggire. Tu sei l'unica possibilità attuale capace di poter gestire questo momento difficile, particolare, garanzia di un patto elettorale che ha lo scopo di rilanciare il nostro paese, rispettoso di quanto deciso e programmato nei giorni scorsi, coerente con le scelte fatte. Ci fidiamo di te. Tutti si fidano di te. Luca, non possiamo fallire. La gente è stufa di fallimenti della politica. Non possiamo fallire. Ovviamente da solo non andrai da nessuna parte. Quindi noi tutti ti dobbiamo sostenere, darti la massima disponibilità nel fare, ma anche nel dialogare. E fare un passo indietro quando le posizioni si rigidiscono. La nostra disponibilità l'hai già avuta. Siamo e saremo disponibili al confronto, al dialogo, ad impegnarci con la serietà e con la coerenza politica che ci ha sempre contraddistinto. Se tutti sono disponibili facendo la loro parte e nessuno penserà ai propri personalismi e poi tenterà di deviare il percorso intrapreso, sicuramente sarà più facile. Se dovessimo vincere le elezioni, a partire dal giorno successivo l'organo consiglio comunale, i cittadini tutti devono essere coinvolti. Il cittadino è importante oggi perché ci deve dare il proprio consenso, ma lo è ancora di più domani, poiché deve essere ascoltato, coinvolto e informato sulle scelte politiche che questa possibile eventuale futura amministrazione dovrà fare. Questa idea, questo obiettivo non è difficile da realizzare, non richiede sforzi economici, ma solo la voglia di fare politica in un modo diverso. Voi, se ci darete il consenso ed andremo ad amministrare, dovete essere vigili nei confronti dell'amministrazione affinché quanto detto venga mantenuto, ma anche disponibili a dare una mano nei momenti difficili. Tutti insieme possiamo cambiare il modo di fare politica. Nella consapevolezza che il futuro della nostra nazione, del nostro paese, sarà difficile, ma se ognuno di noi farà la propria parte, forse lo sarà di meno. Presento adesso il candidato consigliere Daniela Di Dio, ma anche assessore designato. Facciamo un applauso, grazie. Salve, buonasera, sono Daniela Di Dio, sono emozionatissima, quindi prego, spero che mi scusiate magari se non sono corretta nella mia presentazione. Questa sera sono qui per presentare la mia candidatura sia come consigliere e come assessore designata nella lista di Luca Spadaro Castiglione Civica. Sono lieta ed orgogliosa di far parte di un gruppo ricco di persone che come me hanno voglia di mettersi in gioco, di fare sentire la loro voce, hanno le origini, le tradizioni nel cuore e soprattutto abbiamo idee che vogliamo condividere insieme. Scusate. È il tempo
che prendo dimestichezza con il microfono poi. Lavoro nell'operato del turismo di Taormina, quindi nel quotidiano ho sempre a che fare con i turisti e ho avuto modo soprattutto di lavorare a Taormina, una meta che, come benissimo sapete, a livello turistico ci può fare da maestra e soprattutto dalla quale dovremmo prenderne esempio. Ho avuto modo come loro hanno ottenuto un ottimo risultato grazie all'assemblaggio delle idee, dello scambio, delle forze tra i cittadini e tra l'amministrazione. E soprattutto perché non c'è una competizione tra di loro. Il loro obiettivo è quello di fare conoscere il loro prodotto in tutto il territorio, sia interno, che sia nazionale che internazionale. E questo l'hanno ottenuto grazie allo scambio di idee, allo scambio e alla sinergia di forze. Un'altra cosa che sono orgogliosa di fare parte in questa lista, Luca, scusa, ti chiedo umilmente scusa, che ho sposato quasi non sapendo e non conoscendo le idee di Luca, le ho sposate tutte a pieni voti. Luca è un ragazzo che è adatto, credo, per il nostro paese, perché ha tutte le caratteristiche che servono per portare un paese avanti, per rilanciarlo, per valorizzare e soprattutto per aumentare le potenzialità che già sono presenti nel territorio, ma che deve essere semplicemente aiuto di qualcuno che, come Luca, ne sia capace di evidenziare queste potenzialità che il nostro territorio ci offre. Vi chiedo scusa, sono andata a braccio anche se avevo preparato qualcosa. Grazie, abbiate fiducia in noi e votate Luca Spadaro. Grazie, passo la parola al prossimo candidato consigliere, assessore designato. Allora, Tony Papa. Buonasera a tutti. La stragrande, io mi chiamo Tony Papa, la stragrande maggioranza di voi mi conosce bene. Diciamo che ho deciso di sposare questo progetto politico con Luca Spadaro, candidato sindaco, in quanto penso che un comune denominatore che ci identifica è il forte senso civico e l'onestà che ci porterà a governare, ad amministrare questo paese. Penso che sarà difficile amministrare questo paese, le problematiche le sappiamo un po' tutti, però penso che noi e soprattutto voi, uniti Luca Spadaro sindaco, riusciremo a sviluppare e a portare il nostro paese ai vertici che lo era un tempo. In questi giorni ho sentito correre questa frase: noi possiamo guardarvi negli occhi. È una bella frase sicuramente, però penso che anche noi possiamo guardarvi negli occhi, in quanto non abbiamo niente da nascondere e niente da rimproverarci. E non solo, posso dire che noi vi possiamo parlare anche con il cuore. E con questo dico grazie a tutti e votate tutti Luca Spadaro, che sono sicuro che il giorno 8 maggio sarà il nostro sindaco. Grazie, ringraziamo al prossimo candidato consigliere, Davide Tizzone. Buonasera a tutti, mi chiamo Davide Tizzone, vivo a Castiglione da sempre e lavoro anche a Castiglione. Volevo spendere qualche parola, scusate l'emozione, volevo spendere qualche parola su di Luca. A Luca la conosco da moltissimo tempo, giocavamo a calcio insieme e Luca era quella persona che in momenti di difficoltà sapeva dare quello spirito, ci sapeva caricare tutti per cercare di andare avanti. E sono sicuro che lui in questa competizione è come speriamo tutti, qui dentro lo spero, sia il nostro sindaco, potrà fare benissimo
per il paese. Ricordo ancora le manifestazioni che lui faceva, li faceva con pochissimo, solamente con li faceva con il cuore. Mi ricordo un chilometro di tela che lui, niente ragazzi, facciamo questa cosa, senza, solamente per il puro piacere di farla. E ricordo che Castiglione, c'è stato un giorno, era bellissimo, pieno di persone, pieno di gente. Per questo io sono qui ad appoggiare Luca, a sposare questa lista. Grazie. Facciamo anche un grande applauso alla prossima candidata consigliera, Francesca La Spina. Buonasera a tutti. Non posso negare una sottile emozione, perché per me è un'esperienza tutta nuova. Io ho scelto di partecipare con l'impegno e la determinazione che mi contraddistinguono, perché credo in noi, credo in questo gruppo e credo in Luca, il nostro candidato a sindaco, al quale sono legata da un rapporto di fiducia e di stima. Il nostro è un gruppo che ha un potenziale. La potenzialità è una caratteristica fondamentale che ci contraddistingue, che è in noi. La potenza va messa in atto. Per poterla mettere in atto abbiamo bisogno di fiducia reciproca e di unione. Il nostro slogan è appunto "è tempo di unire". Io dico anche che è tempo di agire e di intervenire sul territorio attraverso forze giovani, forze nuove, che hanno come obiettivo comune quello di rilanciare Castiglione. Io sono profondamente legata a questo territorio ed è per questo che mi metto in gioco, è per questo che scelgo di entrare a far parte di un contesto che non mi è mai appartenuto, a cui credo, e perché credo in Luca, che mi sa, sono sicura che mi sa guidare nel meglio, al meglio. E sono emozionatissima, scusatemi. Io non vorrei dilungarmi tanto, anche perché avremo modo di conoscerci durante la campagna elettorale. Io sono aperta a qualsiasi, a qualunque dialogo. E niente, io volevo ringraziare coloro che mi hanno appoggiata in questa candidatura, i miei sostenitori e chi mi sosterrà, e tutti coloro che mi sosterranno. Grazie. Semplicemente per dire che questa attività mi consente tutti i giorni di promuovere e valorizzare, dico quotidianamente valorizzare e promuovere questo territorio, perché secondo me di questo Castiglione ha bisogno di uscire fuori da questo contesto ormai che sta stretto, deve uscire necessariamente fuori. Mi sono sempre impegnato da cittadino a collaborare per il bene di questo territorio. Perché penso che la politica poi non significa necessariamente farla in modo attivo, ma si può anche farla semplicemente vivendo attivamente nella società civile. Comunque ho accettato subito la richiesta di candidatura, perché ritengo che questa non sia un inizio di collaborazione, ma una continuazione di quanto fatto in questi anni per il nostro territorio. Molte delle mie idee io le ho ritrovate nel programma di Luca, che mi ha esposto quando poi mi ha proposto di affiancarlo in questa avventura. Ritengo infatti che il futuro di questo territorio, come già detto prima, diciamo sia passi proprio dalla valorizzazione del territorio da un punto di vista enoturistico, la valorizzazione anche dei piccoli centri, cultura, storia, archeologia, e per ultimo, anche se non ultimo, l'inserimento dei giovani nel tessuto economico castiglionese attraverso corsi di professionalizzazione, in accordo anche con le aziende che lavorano nel nostro territorio. E questo perché? Per fare in modo che i giovani possano spendersi e scommettersi sul nostro territorio e non andare via. Spero di poter portare queste mie idee all'attenzione del civico consesso e di poterle attuare con Luca Spadaro, sindaco, ovviamente. Grazie. Grazie, accogliamola con un applauso perché è emozionatissima, io lo vedo. Maria Catena Vecchio. Salve, buonasera a tutti,
io sono di Verzella e oggi vorrei ringraziare Luca perché ha permesso alla nostra piccola comunità di avere una rappresentante. E siamo in pochi a Verzella, questo è vero, tanti giovani se ne sono andati perché non hanno potuto trovare lavoro, tanti abbiamo studiato fuori e siamo tornati con la voglia di poter costruire sul territorio qualcosa tutti insieme. Oggi ho sposato l'idea di Luca della comunità, dell'avvicinamento delle persone, che molto spesso anche non solo a livello territoriale, proprio siamo lontani anche a livello di proprio le persone spesso non riusciamo a sentirci una comunità, ecco, da sempre, da quando sei a scuola, che arrivi a Castiglione, allora sei della frazione, già sei vista come qualcosa di diverso da loro. E credo che grazie a Luca e grazie ai ragazzi che oggi sono delle varie frazioni come Solicchiata, Passo Pisciaro, possiamo ritornare ad essere tutti una comunità e tutti persone uguali. Candidata consigliera Erika Zumbo, consigliere. Buonasera a tutti, io sono Erika Zumbo, mi conoscete tutti perché già è la seconda mia candidatura. E leggo perché ovviamente l'emozione c'è, non vorrei dire una cosa per un'altra di ciò che possibilmente non penso. Cinque anni fa io mi sono candidata anche con l'intenzione, che ho creduto in un progetto, volevo mettere tutto il mio impegno e la mia esperienza per la comunità, però ovviamente non è andato diciamo a buon fine, però diciamo che la mia esperienza lavorativa, che mi ha soprattutto portato a stare molto in contatto al comune, mi ha portato anche a pensare di su per candidarmi anche quest'anno. Però quest'anno l'ho fatto con tanta emozione perché insieme a delle persone abbiamo discusso molto, fino a che abbiamo portato, diciamo, per noi è stato molto importante fare il nome di Luca Spadaro. Infatti per noi è stata un'emozione bellissima, in quanto sappiamo che è un giovane e penso che questo comune ha bisogno dei giovani, in quanto diciamo che essendo un giovane può aprire soprattutto la porta e anche il futuro a tutti i giovani, perché ha diciamo, la mente più aperta. E proprio per questo sono contenta di fare parte di questo gruppo, anche perché siamo, come ha detto lei, siamo tutti ragazzi delle varie frazioni, anche persone che ognuno può mettere un contributo diciamo in questo comune. Vi ringrazio e speriamo che ci date la fiducia. Salvatore Monforte. Buonasera a tutti, grazie per essere accorsi così numerosi a questo nostro appuntamento. Inizio a ruffinare un po' per evitare che mi lanciate a me i pomodori, non l'avete lanciato fino ad ora. Volevo iniziare il mio discorso dicendo, anzi spiegando il motivo per quale secondo me e secondo i giovani, secondo molti giovani di Castiglione che stanno seguendo la mia orma, il perché appoggiare Luca Spadaro. Luca Spadaro è, come tanti altri, uno che ha cercato di ottenere la candidatura a sindaco e, come tanti altri, ha proposto una lista con dei vari elementi che pensa che bene o male possono essere utili per amministrare. Volevo rafforzare questo mio pensiero dicendo il perché lui ha fatto una scelta giusta sui membri da inserire in questa lista. Siccome l'emozione vale anche per me, mi devo prendere questo fogliettino. Mi avvalgo anch'io della facoltà di leggere. Allora, perché scegliere Luca Spadaro? In realtà il motivo è molto semplice. Per molti decenni, molti hanno concordato, ripeto quello che ho detto poco fa perché ero un po' sbagliato, molti hanno concorso alla candidatura come sindaco formando una lista con elementi più o meno validi per amministrare. Ma mai nessuno ha pensato che magari potesse essere utile valutare un'altra opzione, quello dell'ausilio, dell'aiuto dei giovani. Noi giovani siamo rinomati perché
abbiamo voglia di crescere, abbiamo spirito di iniziativa e siamo anche in grado di apprendere molto facilmente lo stile di vita o le problematiche e come poterle affrontare. Quindi volevo dire che contribuire alla causa Luca Spadaro ci onora, e ci onora perché è stato l'unico candidato sindaco che ci ha dato spazio per poter esprimere le nostre idee, perché in passato molti hanno tentato questa strada di inserimento dei giovani nella candidatura, però l'esito è stato poco positivo, mentre Luca Spadaro, ribadisco, ci ha dato lo spazio e l'opportunità di poterci far valere. Ovviamente noi non abbiamo le qualità politiche o la capacità politica per poter affrontare questo percorso, però crediamo che comandati, o meglio direzionati da parte di Luca, noi riusciremo ad ottenere un risultato molto positivo. Comandati, o meglio direzionati, noi siamo dei soldati, noi giovani ci riteniamo dei soldati di Luca per poter abbattere questa parete che ci separa dal mondo reale, perché Castiglione sembra essere chiuso in una cinta di muri e non riuscire ad abbatterli. Sembriamo come un vecchio muro di Berlino, il nuovo muro di Castiglione, e allora cerchiamo di abbattere questo muro. No, abbattiamo. Il fatto dei favoritismi, delle simpatie, delle antipatie è superfluo, perché quando un giovane vi parla, e io personalmente non ho motivi particolari legati a questa candidatura, l'unico motivo che mi ispira e mi porta a candidarmi, anche grazie all'aiuto dei miei coetanei che mi appoggiano ogni giorno, perché molte volte ho pensato di essere debole, diciamo, non essere giudicato per quello che uno realmente sia, perché è un mondo un po' difficile da affrontare. Però devo dire che alcune prospettive positive si stanno aprendo, anche perché ho l'opportunità di parlare per la prima volta su un palcoscenico politico. E volevo dire che il mio pensiero si rivolge a tutti coloro che sono presenti stasera in questa sala. Scusate l'emozione, non era da riscritto, quindi stavo dicendo di testa mia. Noi, genuino. Comunque volevo concludere, buttiamo il foglio, rompiamo le righe, tanto noi giovani siamo bravi, e volevo invitare tutti voi a ragionare bene sulla scelta da fare il 6 il 7 maggio, perché è una scelta importante. Altri 5 anni di delusione, altri 5 anni di delusioni, altri 5 anni di sbagli sarebbero troppo marcati, troppo pesanti da sopportare, per poi mandare in fumo anche l'idea che abbiamo io, i miei coetanei e tutti i candidati in lista con Luca Spadaro. Grazie a Luca e grazie a tutti voi. Grazie. Presento ancora il candidato consigliere Francesco Ginardi. Grazie a tutti. Signore, è emozionante anche per me, quindi ho scritto due paroline per rompere il ghiaccio. Salve a tutti, signori, ho deciso di sposare questo progetto con Luca sindaco, perché vedo in Luca una nuova speranza e un tocco di freschezza a questa comunità che mancava. Tempo di unire, tempo di cambiare. Luca, ti affiancherò e ti sosterrò. La cosa importante però da capire è che non deve essere una sfida solo di Luca o solo della lista che sostiene Luca, ma deve essere una sfida della comunità. Signori, rimbocchiamoci le maniche tutti e insieme cambiamo al meglio la sorte della nostra comunità. Grazie. Presentiamo ancora il candidato consigliere e assessore designato Mimmo Cosentino. Grazie, molti di voi mi conoscono, io sono Mimmo Cosentino, sono un insegnante e originariamente insegnavo educazione fisica. Io mi sono sempre occupato un po' di sport, di attività sul sociale. Oggi sono qua, ringrazio in particolar modo il mio gruppo, che
che mi sostiene in questa campagna elettorale. Ringrazio il candidato sindaco che mi ha dato fiducia, mi ha designato assessore in prima battuta. E io chiaramente volevo fare un intervento perché penso che, diciamo, voglio lasciare quantomeno, diciamo, una pagina, e quindi lo faccio, non lo faccio a braccio perché sono anche io emozionato, pur avendo varie esperienze di manifestazione e tant'altro, però voglio, diciamo, non parlare a braccio. Quindi mi occupo io di politica da diversi anni e cerco di coinvolgere gli altri a fare altrettanto. Mi piace essere vicino soprattutto ai giovani, a tutti quelli, a tutti quei individui che vivono in difficoltà. Credo che ognuno di noi, con senso di responsabilità, in questo passaggio della vita terrena debba mettersi a disposizione degli altri con le proprie abilità, competenze e capacità che ognuno di noi possiede. Amo il territorio dove vivo con la mia famiglia, un territorio ricco di bellezze naturali, paesaggistiche, di storia, di arte e di tradizioni. Tutti insieme possiamo valorizzarlo e lo dobbiamo fare, partendo da iniziative locali, regionali, nazionali ed internazionali. Possiamo migliorarlo, penso a partire dalle piccole cose, la pulizia, piccoli interventi, servizi, e renderlo fruibile a tutti, così da farlo diventare una risorsa per tutti quelli che vogliono investire e che già lo fanno, per i giovani che volessero creare attività lavorative senza abbandonare i posti dove sono nati. Infine, penso che un buon amministratore non debba essere per forza né un manager né un imprenditore, ma può essere soprattutto in un piccolo comune come il nostro anche un buon capo di famiglia, cioè un uomo o una donna, non una donna, capace di gestire la propria famiglia, che impartisce sani principi e valori, che faccia rispettare le regole e che guardi al futuro con gli occhi dei propri figli e ne ascolti le aspirazioni e i bisogni. Che lavori ogni giorno con impegno e dedizione per un progetto di vita migliore, che è quella che vogliamo che si faccia con questa amministrazione. Per tutto questo mi trovate impegnato in questo progetto, al fianco del candidato sindaco Luca Spadaro, che io penso che il giorno 8 potrà diventare il sindaco di Castiglione di Sicilia. Grazie. Adesso io voglio ringraziare Rossella, che è la nostra 15ª candidata, per aver presentato la serata, e io presento lei, le do la parola, Rossella Fontanarossa. Buonasera a tutti, sono appunto Rossella Fontanarossa, vivo a Mitoggio, che è appunto una delle più piccole frazioni insieme a Gravà del comune di Castiglione di Sicilia. Ovviamente ci sono delle distanze, ecco perché diciamo che appunto io Sade? Perché la mia candidatura? Perché vorrei appunto valorizzare quello che è Mitoggio. Sappiamo bene che Mitoggio comunque sta vicino alle gole dell'Alcantara, a Giardini Nazzo, a Santa Ormina, e quindi per me costituisce una risorsa, e questa risorsa comunque ancora non è stata valorizzata. Ecco perché vorrei appunto sostenere insieme a Luca Spadaro, con Castiglione Civica per Luca Spadaro. Scusate, sono molto emozionata. Io credo in Luca Spadaro perché rappresenta un'opportunità per Castiglione, assolutamente. Mi piacciono le sue idee, i suoi progetti, e quindi sostengo insieme a Luca Spadaro Castiglione Civica per Luca Spadaro. Quindi presento infine il nostro candidato sindaco Luca Spadaro. Non l'aveva capito nessuno.
sarà, ma non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni altro morirà. Io inizio con il ringraziarvi tutti, ringraziare tanti amici presenti qua, ringraziare i candidati della mia lista per le parole che hanno speso per me. Inizierò raccontandovi una storia che ho raccontato qualche anno fa sempre in questo comune e che però mi piace ricordare spesso perché fa parte delle nostre radici. Intorno al 1150 un berbero, un grande uomo di cultura, un geografo, arabo, viaggiatore, giunse in Sicilia su invito di Re Ruggero di Lauria per realizzare delle carte geografiche. In questo viaggio in Sicilia arrivò anche dalle nostre parti, nella nostra zona, quest'uomo Erebini Drisi, chiamato quest'uomo Erebini Drisi, detto il siciliano. E quando arrivò a Castiglione, poi scrisse di Castiglione. Castiglione è alto di sito, fortissimo, popoloso, prospero ed ha dei mercati nei quali molto si compra e molto si vende. 1150. Questa è una comunità che ha delle radici forti, che ha una storia ed ha una storia di cui noi dobbiamo essere custodi orgogliosi. Questo racconto di questo viaggiatore, questa immagine, è la pianta su cui siamo innestati. Il tempo e la storia, soprattutto nell'ultimo secolo, hanno relegato quest'area della Sicilia alla marginalità, perché il processo di sviluppo, il polarizzarsi attorno alle grandi città ha reso il nostro territorio marginale. Nel 1911 Castiglione di Sicilia aveva 15.000 abitanti. Oggi siamo appena 3.500. Siamo una piccola comunità, però siamo una piccola comunità con un territorio vastissimo, 120 km quadrati di territorio. Siamo il sesto comune per dimensione della provincia di Catania. Confiniamo con 21 comuni di due province diverse. Scusate. Il bello della diretta. Il nostro territorio. Il nostro territorio insiste su tre parchi, 5.000 ettari del Parco dell'Etna, il 70% del Parco dell'Alcantara. Siamo lambiti dal Parco dei Nebrodi. Il modello è il processo di sviluppo che ha relegato nell'ultimo secolo e ha reso via via più debole e marginale la nostra area, negli ultimi anni sta entrando in crisi. È proprio nelle fasi di crisi, è proprio nelle fasi di difficoltà che le comunità si devono stringere, riorganizzarsi, darsi un modello, la capacità di stringersi attorno e di darsi un nuovo percorso, una nuova strada, una nuova via. Ed è per questo che nello spot che abbiamo passato all'inizio io parlo della strada che dobbiamo percorrere, perché noi abbiamo da percorrere una strada nuova e per percorrere questa strada nuova dobbiamo avere una consapevolezza che noi negli ultimi anni non ci sono mancate, come dico nello spot, le risorse, la bellezza di questo territorio, la forza di questo territorio. A noi negli ultimi anni ci è mancata la capacità di essere una sola comunità, un solo popolo, di essere uniti, di essere una piccola comunità però che si stringe attorno ad un progetto politico, perché la politica, guardate, non è le risse, la politica non è la politica che vediamo da lontano, la politica alla fine è discutere delle città, è le comunità che si incontrano nelle città e si danno un progetto, si danno una missione comune. La politica nasce nelle città e nasce nelle città proprio perché aveva questa
idea e questa dimensione. Dicevo, siamo una piccola comunità e sappiamo che la sfida che abbiamo di fronte è una sfida difficile. Sarà difficile governare in questi anni. E sono queste le ragioni. Guardate, qui abbiamo messo insieme gente diversa, ma sono queste le ragioni per cui abbiamo messo insieme gente diversa. Perché noi dobbiamo stringerci attorno alla nostra comunità, superare le divisioni e mettere insieme gente che fino a questo momento si sono contrastate, perché prima dei nostri contrasti viene la nostra comunità e la capacità in un momento di crisi di dargli una direzione, una via. È questo che dobbiamo provare a fare, è questo il messaggio che dobbiamo provare a portare in campo, superando odi, divisioni, le lacerazioni che tante volte hanno attraversato anche intere famiglie, che le hanno lacerate, che hanno reso più debole questa comunità. Guardate, la nostra comunità è una comunità che è già divisa oggettivamente, perché viviamo su un territorio vastissimo, in 7 nuclei abitati, e quindi già è oggettivamente divisa. Noi dobbiamo provare a fare uno sforzo di unità. E il progetto che portiamo avanti, lo slogan che abbiamo scelto, parla di questo. Non è uno slogan casuale, non è uno slogan scelto tra tanti slogan, è uno slogan che ha un senso, e che ha un senso non per Luca Spataro, che ha un senso per questa comunità, perché è questo di cui abbiamo bisogno adesso. E io l'ho detto più volte, nessuno da solo, neanche il più brillante, e qui scienziati non ce ne sono a partire da me, neanche il più brillante da solo può riuscire a far uscire dalle difficoltà questa comunità. Serve questo sforzo di unità, perché in uno le cose si fanno bene, in 2 meglio, in 3 meglio ancora, in 4 meglio ancora, e costruendo un'amministrazione che non è un'amministrazione di conflitto, ma è un'amministrazione inclusiva, si riesce a costruire una forza. È un po' quello che ho lanciato qualche settimana fa attraverso quel messaggio, uniamo le forze, ed era un messaggio non esclusivo, era un messaggio rivolto a tutti, a tutta la comunità. I nostri avversari non sono persone, gli avversari di questo progetto non sono persone, non sono gli esseri umani con cui condividiamo le sorti di questa comunità. I nostri avversari non sono gli uomini che hanno scelto di stare nell'altra lista. I nostri avversari sono i sentimenti che troppe volte hanno albergato dentro di noi, è la rassegnazione, è l'idea che qui le cose non possono cambiare, è l'idea che qui non possiamo fare delle cose importanti. Questi sono i nostri avversari, e questa lista, questo progetto amministrativo si mette in campo solamente contro questi avversari, perché tutto il resto lo fa per questa comunità, lo fa per costruire e per ridare speranza a tanti anziani, a tanti giovani che vogliono vivere all'interno di questa comunità. E noi dobbiamo battere. Guardate, sono solo queste le ragioni che mi hanno spinto a lanciare qualche settimana fa quell'appello. Io 2 mesi fa non ce l'avevo in testa di candidarmi a sindaco di Castiglione. Era fuori dai miei progetti e dai miei programmi. Però a un certo punto ho sentito su di me una responsabilità, ho sentito su di me delle aspettative, ho sentito su di me la speranza di tante persone che hanno creduto nella possibilità che io potessi dare una chance alla mia comunità. E per questo feci quell'appello, un appello che alcuni hanno deciso di raccogliere, altri no. E io questo appello lo continuerò a fare in questa campagna elettorale, lo continuerò a fare anche dopo, perché il giorno 8 maggio ci servirà un'amministrazione che riesce a tenerlo unito questo paese, che non è un'amministrazione comunale. Io l'ho detto più volte con un'espressione siciliana che qui ripeto, così noi ci capiamo meglio. Qui non è tempo di scippare i testi, qui è tempo di unire le persone, di metterle insieme. E questo è lo spirito di questa comunità. Quando mi hanno chiesto di candidarmi, alcuni amici hanno introdotto dicendo: lo sappiamo che ti chiediamo questa cosa che può essere un sacrificio per te, per la posizione che hai acquisito. Io li ho stoppati, ho detto: fermatevi, riavvolgete il nastro, perché guardate, candidarmi a sindaco nella comunità dove sono nato e sono cresciuto e che mi ha dato tanto in termini
di capacità di capire cosa sono i rapporti umani, perché guardate, in una grande città ci si può dividere, si può litigare perché si è in tanti, in una piccola comunità quando si esce si deve poter salutare tutti, si deve poter chiedere una mano a tutti e imparare, e questo te lo insegna solo crescere in una piccola comunità. Per questo io sono grato al posto in cui sono nato e per questo oggi ho deciso di raccogliere con onore e con orgoglio la candidatura a sindaco di Castiglione di Sicilia. Guarda, l'ho detto prima, troppo spesso la politica è rissa, noi tutti, anche io che la faccio direttamente a volte, io per esempio non guardo la televisione con i posti, e che non è obbligatorio dare un contributo al paese solo stando in grandi istituzioni, perché anche in piccole istituzioni si può dare un contributo alla nostra provincia, alla nostra regione, al nostro paese. Io questo ho pensato. E ho pensato anzi che rendere più forte questo territorio, rendere più forte questo comune, lavorare insieme agli altri comuni, potesse essere il contributo migliore da dare in questo momento alla politica, alla comunità, al nostro paese, non al nostro paese Castiglione, al nostro paese inteso in senso più grande, l'Italia. Perché i cambiamenti tante volte partono dal basso, dalle piccole cose. Ciò che può fare un'amministrazione è riattivare il senso di appartenenza di una comunità, lavorare con gli altri comuni, rendere un pezzo del territorio di questo grande paese vivo. Ed è questo che vogliamo provare a fare con il nostro progetto amministrativo. Voglio leggere una frase, che è una frase a cui tengo molto. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne da soli è avarizia, sortirne insieme è politica. Questa è la frase di un prete, di Don Milani, che è stato un grande uomo e un grande prete, che però ha fatto grandi cose in un piccolo posto, in una frazione di un comune che si chiamava Vicchio e la frazione si chiamava Barbiana. Ha fatto una scuola in quel comune, ha insegnato a tanti ragazzi una frase che è inglese, che è il motto degli americani migliori, che è I care, io ci tengo, io ho cura delle cose che mi stanno intorno. Ecco, questa è la frase che mi ha sempre guidato nel modo di fare politica, che mi ha sempre spinto a fare politica in un certo modo. Noi vogliamo proporre alla città questo, vogliamo proporre alla città un progetto, un collettivo, non una persona, un collettivo, una comunità, un candidato sindaco che si mettono in campo con l'aspirazione, l'idea di rilanciare questo territorio. Un progetto, dicevo, con un programma amministrativo che abbiamo presentato, che parla di questo territorio, anzi che parte ragionando da questo territorio. Il primo capitolo del mio programma si chiama Ripartire dal territorio, perché qui non ce le dobbiamo inventare le cose, qui non ci dobbiamo inventare niente da portare, qui le cose da valorizzare già ce le abbiamo qui, e l'ho scritto nel mio programma, e le cose che dicevo prima, i 120 chilometri di territorio, i tre parchi, il fatto che negli ultimi anni siamo diventati territorio di investimento di molte imprese enologiche, tra le più importanti imprese italiane. E oggi noi dobbiamo fare di tutte queste cose che abbiamo su questo territorio, del fatto che è uno dei territori a vocazione escursionistica più belli della Sicilia, dei fatti che è uno dei territori che ha i centri abitati più belli dei piccoli centri abitati della Sicilia. E su questo perlo, e su questo lavoro, e ho usato due frasi in inglese, non per fare lo spocchioso, perché noi dobbiamo fare una cosa, noi questo paese lo dobbiamo portare fuori, noi dobbiamo avere l'ambizione, noi dobbiamo avere l'ambizione, perché guardate, quando Idrisi, lo storico arabo, scriveva quelle cose, la gente della nostra terra, della nostra comunità, era gente che pensava in quel modo, che non pensava al cerchio ristretto del proprio comune, ma che pensava che lo scambio, il mettersi in discussione, produrre, mercanteggiare, fosse una leva. E ho usato due parole che però vogliono essere la leva dell'amministrazione che costruiremo insieme. Due espressioni inglesi, la wine economy e la green economy. La wine economy significa che attorno al maggior prodotto che abbiamo sul nostro territorio, attorno alla nostra agricoltura e attorno al fatto che in questi anni hanno investito molte aziende su questo territorio, noi dobbiamo fare che questo porti beneficio non solo alle aziende, ma siccome quello è un marchio che è fatto di territorio. Io vi dico solo una cosa, la parola nel mondo che su internet è ricercata di più tra le parole siciliane non è né Sicilia né Taormina, né Agrigento né Valle dei Tempi, è Etna, che è qui,
a due passi da noi. E noi su quella parola e su quel marchio ci dobbiamo lavorare per costruire sviluppo e occasioni di lavoro per le nostre giovani generazioni. Non sarà facile, non facciamo gli spocchiosi, non diciamo che domani mattina saliremo al comune e cambieremo subito le cose, però abbiamo un progetto, un'idea, sappiamo dove deve andare la direzione di questa comunità. E guardate, oggi i piccoli comuni possono essere un'occasione per fare cose che tante volte nelle grandi città non si possono fare. Noi attorno all'economia del vino, al rilancio delle cose che già ci sono, perché guardate, le amministrazioni non partono mai da zero. Noi abbiamo alcune cose che dobbiamo migliorare, che già esistono, a partire da alcune manifestazioni del vino che abbiamo, che dobbiamo migliorare, rendere più forti, a partire dal fatto che l'impegno che prendo io nei primi 100 giorni di amministrazione è fare partire con forza l'enoteca regionale, che deve diventare uno dei motori del turismo del nostro territorio. E green economy perché? Green economy perché? Perché noi abbiamo un territorio e abbiamo degli strumenti che possono rendere questo territorio autonomo, forte. Guardate, una piccola comunità può fare due cose. Può inseguire gli altri, ma siccome è piccola, resta sempre indietro. È come una regata. In una regata di due barche, quando si è indietro, la barca che sta dietro deve fare un altro percorso, deve rischiare, deve provare a trovare un salto di vento, si dice nella vela, per provare a superare gli altri. E noi in questa comunità, è per questo che noi chiediamo a voi non semplicemente il voto, ma vi chiediamo un impegno. Noi in questa comunità dall'8 maggio dobbiamo tutti capire in quale direzione andare e darci obiettivi e sfide che non possono essere solo dell'amministrazione, ma che devono essere di tutta la comunità, come quella di fare del nostro piccolo comune, come hanno fatto tanti altri piccoli comuni in Italia, tante altre piccole comunità, un comune che in 10 anni diventa un comune 100% energie rinnovabili, che dà energie, che attorno a quello e attorno agli strumenti che ha prova a costruire politiche innovative. Perché guardate, io lo dico alle tante madri che ci sono qua dentro, chi vi dice poi aiutiamo tuo figlio a lavorare, il comune non dà posti di lavoro. Vi prendono in giro. Il comune però può fare una cosa, può costruire processi che portano imprese sul territorio, che creano posti di lavoro. E la nostra amministrazione si deve mettere a lavorare per questo, per dare lavoro dignitoso alle persone di questo territorio. E però oltre al territorio, dicevo, c'è l'altra parola guida del nostro programma, che è comunità. Che forse deve diventare la leva del nostro processo. E comunità significa che nessuno nella comunità può essere lasciato solo, perché una comunità che lascia solo qualcuno è una comunità più debole tutta. E qui faccio un'altra metafora agricola. Uno, la campagna, sa ottenere pulita quando vuole, ma se accanto il tuo vicino di casa, il tuo vicino di campagna, teni macchie, magari la tua campagna si brucia. E quindi lo sforzo di mettere insieme una comunità che lavora insieme è questo, mettere insieme una comunità che lavora su obiettivi. E nessuno deve rimanere da solo, che è un punto del programma, significa costruire politiche sociali nuove e innovative che aiutano gli anziani, che investono sulle giovani generazioni, che fanno sentire gli anziani utili, che aiutano i più deboli della comunità, i portatori di handicap, e anche loro li fanno sentire utili. E io penso che una comunità fatta di anziani, per la maggioranza, è una comunità che ha bisogno di fare sentire gli anziani membri attivi di questa comunità. Gente che può trasferire sapere, che può trasferire saper fare, che noi dobbiamo saper coinvolgere nel nostro lavoro amministrativo con forza, perché è bello. Allora, tutti hanno detto che io sono giovane, a parte che in un altro paese del mondo non si direbbe mai che uno di 34 anni è giovane, questa è una cosa tutta italiana. Però noi abbiamo bisogno dei giovani, ma per farcela, siccome questo è un paese che ha molti anziani, abbiamo anche bisogno degli anziani. Abbiamo bisogno che gli anziani ci diano una mano, che ci diano una mano a costruirlo questo progetto.
perché hanno tanto sapere e forse l'idea di comunità ce l'hanno più delle giovani generazioni. L'idea del vicinato, del aiutarsi a vicenda, ce l'hanno più delle giovani generazioni, è questo che ci dovete aiutare a trasferire. E poi abbiamo tante cose da fare per valorizzare il nostro centro storico, per unire ciò che è diviso, dicevo. E un'altra cosa che io credo dovremmo fare, noi dobbiamo fare in modo che sul nostro territorio nessun cittadino, in qualsiasi centro abitato abiti, si senta un cittadino di serie B. Dobbiamo costruire processi di partecipazione, quindi anche in quelle frazioni che non avranno rappresentante in consiglio comunale, noi dobbiamo costruire processi di partecipazione, chiamiamole come vogliamo, consulte di comunità, un modo per fare sentire quei cittadini ad avere un'interfaccia con l'amministrazione, da portare i problemi della comunità all'amministrazione. E poi abbiamo un territorio che dobbiamo utilizzare tutto, perché abbiamo due frazioni che sono sul parco dell'Alcantara, che devono diventare punto base per l'accesso escursionistico al fiume Alcantara, alle gole dell'Alcantara. È un'altra delle cose che dobbiamo affrontare, perché io non prendo in giro nessuno, affrontare con decisione nei primi 100 giorni, è la questione dell'SP 81, capire se su quella questione riusciamo a trovare una via di fuga per risolvere un problema troppo che da troppo tempo ci portiamo dietro, ed è però una risorsa che abbiamo di accesso al parco dell'Alcantara che deve essere in qualche modo fruibile ai nostri cittadini e ai nostri agricoltori che stanno su quel territorio. Bravo! Lo dicevo, dobbiamo farlo a Gravai, a Mitoggio, per fare diventare quelle frazioni punto base del cesso al parco dell'Alcantara e creare lì occasioni di sviluppo. Dobbiamo fare sulle nostre frazioni a monte. Qualche giorno fa c'era un articolo sulla stampa, la rivoluzione noica di Passo Pisciaro. Questo territorio dagli altri inizia ad essere guardato con attenzione. Io stamattina ho partecipato alla manifestazione di Assovini, ho avuto modo di incontrare molti produttori, alcuni produttori che già sono qui, che hanno deciso di investire su questo territorio. Noi oggi abbiamo su questo territorio tra i più importanti marchi di vino a livello italiano e ci sono nuovi importanti marchi di vino che decidono di stare su questo territorio. Ecco, attorno al turismo enogastronomico, attorno alla valorizzazione di quelle comunità, Passo Pisciaro, Verzella, Rovittello, Solicchiata, che sono conosciute nel mondo come i luoghi dove si produce il vino, devono fare diventare le terre di Castiglione, di questa città del vino, no una città del vino, di questa città del vino, la città del vino, la capitale dell'Etna. Ecco, noi dobbiamo avere questa ambizione, sapendo che non possiamo farlo da soli, che non dobbiamo essere campanilistici, ma che serve anche un lavoro di integrazione con gli altri comuni, che sull'Etna dobbiamo fare una politica di versante con i comuni di Lingua Glossa e di Randazzo, e che l'Etna va, che l'accesso all'Etna nell'escursionismo estivo va liberalizzato, perché non ci possono essere monopoli sulla montagna, che va ampliata l'offerta, che va ampliata l'offerta turistica sul nostro territorio. E che questa offerta turistica sul territorio, però, prima di tutto la dobbiamo conoscere noi. Noi abbiamo uno dei territori dal punto di vista naturalistico più belli d'Italia. Sull'Etna non c'è solo il cratere sommitale, sull'Etna ci sono tra le grotte a scorrimento lavico, tra le più belle del mondo. Dobbiamo fare in modo che questo diventi risorsa, perché non basta dire che sono belle, se poi attorno a quello non ci costruiamo economia. Se vostro figlio, tuo figlio, non riesce a costruire lì il proprio progetto di vita, a lavorarci, a decidere di non di restare qui perché è un'occasione di sviluppo. E le altre cose che dobbiamo fare attengono alle giovani generazioni. Io ho scritto nel mio programma uno slogan in inglese, l'ho scritto in italiano però, che si chiama educazione, educazione, educazione. Noi dobbiamo lavorare sulle giovani generazioni, aiutando e sostenendo le scuole che abbiamo su questo territorio, per rendere più forti i nostri giovani, per dargli più capacità di comprensione, per dargli più strumenti di leggere questo territorio, più competenze anche sulle cose che servono a questo territorio. E vado veloce, avremo modo, diciamo, durante la campagna elettorale. Un impegno che prendo io è questo: io insieme a questa lista costruirò un'amministrazione dei cittadini, l'ho scritto nel mio programma, il comune
prima di essere un organo di governo, è un'associazione di cittadini. I comuni nascono come associazioni di cittadini nel Medioevo per promuovere gli interessi di una comunità e per difenderli. Noi dobbiamo costruire un comune che è un'associazione di cittadini, dove ci sono i diritti del cittadino e non i favori, ma c'è anche la responsabilità e i doveri del cittadino. Cioè insieme dobbiamo costruire una collaborazione per rendere più forte la nostra comunità e fare di tante cose, della cultura una delle leve del turismo, fare cose importanti in questa città, e le possiamo fare, ne abbiamo le competenze e ne abbiamo la capacità. Ma adesso è tempo di unire, ma adesso è tempo di finire. Nel 1392, ho iniziato col 1150, a Palermo tre uomini furono ingiustamente condannati. Il 18 agosto di quell'anno furono condotti a Piazza Marina. Arrivati a Piazza Marina si scatenò un temporale incredibile e i carcerieri di quegli uomini portarono quei tre uomini nella chiesa della Madonna del Porto. La tempesta durò tutta la notte. Nella notte quei tre uomini pregarono la Madonna perché fossero liberati e ricevettero il miracolo della rottura delle catene, che la storia della un pezzo della storia importante della nostra comunità. E la Madonna disse loro: andate in libertà, non temete cosa alcuna. Questo è un pezzo importante, la storia della nostra padrona, è una storia di libertà. Ecco, oggi è tempo nostro, è tempo non mio, non di questi 15 ragazzi, anzi 16, è tempo di questa comunità, è tempo di cambiare, è tempo di andare in libertà e di non avere nulla da temere. Luca Spataro a Castiglione di Sicilia. Luca, cosa ti senti ancora di dire dopo tutte le belle parole che ci hai detto? No, oggi è stata un'emozione grande vedere tutta una comunità attorno a me. Io spero che questo progetto amministrativo l'8 maggio possa essere messo in campo per dare una speranza a questa città. Questa è una grande città e un grande territorio. E ha la forza per rimettersi in piedi. Noi siamo qui per fare questo, non siamo in campagna elettorale contro qualcuno, siamo in campagna elettorale per rendere più forte Castiglione di Sicilia, e ce la metteremo tutta perché questo si avveri, non perché ce lo meritiamo noi, ma perché se lo merita questa città. Quali sono i punti di forza del tuo programma elettorale? I punti di forza del mio programma elettorale stanno sotto i nostri piedi, sono il nostro territorio, la capacità di valorizzare le cose già importanti che ci sono, dal fatto che questa deve diventare la capitale del vino e la capitale dell'Etna DOC, e che deve fare dell'Etna uno degli elementi di forza, così come della capacità, a partire dal grande territorio che abbiamo e delle frazioni che abbiamo sparse sul territorio, di farle diventare punto base da un lato del parco dell'Alcantara, dall'altro lato le frazioni del vino, farle diventare davvero centro dell'escursionismo enogastronomico, e poi fare un lavoro importante per valorizzare il nostro centro storico attraverso un lavoro di cura, di piccole cose che possono far diventare Castiglione di Sicilia una delle mete più importanti di questo territorio. Ci sono molti giovani nella tua lista, pensi che i giovani possono dare un grosso contributo a questa politica un po' strana in questo momento? Io penso che c'è il bisogno di energie nuove, ma oggi in sala c'erano anche
tanti anziani, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno della forza di una comunità che si lega, si stringe la mano e inizia un cammino nuovo. Questo è il messaggio che abbiamo voluto lanciare stasera e che lanceremo durante tutta questa campagna elettorale. Ti lascio un ultimo appello. No, più che un appello, io chiedo ai cittadini di Castiglione di superare gli scontri che abbiamo avuto in questi anni, di guardare avanti, di guardare nella scelta che faranno per scegliere il candidato sindaco, non tanto amicizie per un tema, ma di guardare qual è il miglior progetto per Castiglione di Sicilia. Noi pensiamo di avere il progetto più forte, quello che può dare speranza ai tanti giovani di questa comunità, ma a tutta questa comunità. Vi chiedo per questo di sostenere il nostro progetto oggi e nel caso in cui vinceremo di sostenerci nel lavoro amministrativo che sarà sicuramente difficile. Ringrazio anche voi di TGR Randazzo per dare la possibilità a noi di poter entrare nelle case di tante famiglie, soprattutto di quegli anziani che non possono partecipare a manifestazioni come queste, ma anche su loro contiamo per dare forza a Castiglione di Sicilia. Qualsiasi cosa anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà.